Ciao a tutti, andiamo a vedere insieme questa canna da pesca per spinning da 1,8 metri marcata Enkeo. La canna da pesca arriva all'interno di questa confezione, o meglio di questo sacchetto di nylon con cordicella per richiuderla. Andiamo a tirarla fuori. Abbiamo anche la presenza di un biglietto da visita dell'azienda. Sulla parte in alto potete vedere benissimo che è presente la custodia di plastica che va a chiudere tutti gli anelli, compreso il cimino, che andiamo anche questa a togliere. Parliamo di dimensioni. Abbiamo allora, come dicevo prima, una dimensione d'aperta di 1,8 metri, una dimensione da chiusa di 47 centimetri. Sono andato a misurarla prima, comunque come vedete sono 47, non vi dico cavolate. Il peso si aggira intorno ai 300 grammi, quindi leggera. E guardandola da vicino abbiamo la parte in basso che risulta essere di spugna, una spugna però rigida, dura. Abbiamo poi due parti color oro in metallo, ecco. Abbiamo poi una parte in fibra di carbonio dalla lunghezza di 8,5 cm. Ci sono anche i simboli che illustrano ovviamente di non usarla quando ci sono temporali per evitare di prendere l'elettricità alla scossa, o comunque di non usarla vicino ai pali della corrente. E poi abbiamo, salendo sempre al di sopra, la rotellina di plastica per andare a posizionare il mulinello, che non è incluso, quindi dovete averlo voi, il mulinello, che può essere quindi adattato a dipendenza della grandezza del mulinello stesso. Salendo abbiamo invece una parte in acciaio, così sembra, con questi quattro fori per lato con la scritta dell'azienda. Anche qui consente una bella impugnatura una volta in mano. E poi salendo abbiamo ancora questa parte in acciaio color oro e gli anellini, anche questi estraibili, che sono in carbonio. Si vanno ad estrarre così e potete vedere che sono comunque nello stesso materiale che era presente in basso, cioè in fibra di carbonio. Sono 5 parti con anellini di acciaio, e l'ultimo invece comunque non risulta essere di carbonio, che è questo qua, fibra di carbonio, ma risulta essere piuttosto di plastica. E comunque è una canna da spinning. Adesso io l'ho aperta, però non riuscirete a vederla nella sua interezza. Come potete vedere, comunque è una cannetta dalle dimensioni contenute, ideale per spinning o comunque da usarla su barca o su un pontile. Io l'ho presa essenzialmente per pescare trote al fiume, visto che mi piace andare, diciamo, a pescare al fiume, oppure quando vado in montagna me la porto, l'ho presa apposta per portarmela dietro, date le dimensioni contenute nello zaino, pescare magari qualche pesce, qualche trota nei laghetti alpini. Quindi in termini di dimensioni e peso è veramente contenuta, leggera. Dal punto di vista qualitativo, beh, dà un senso di solidità una volta in mano, quindi non sembra essere una canna di quelle là di carta, di plastica, che dà l'impressione di rompersi una volta che la si usa. Anche se devo dire non è poi troppo flessibile. Infatti, come vedete, non è poi così flessibile. Quello che ci tengo comunque a consigliarvi è di non utilizzarla per pescare pesci di grosse dimensioni, come ad esempio degli storioni o delle carpe, perché sennò veramente rischiate di romperla. E fidatevi che nelle mie battute di pesca, soprattutto nei laghetti a pagamento, ho visto gente utilizzarla ad esempio per pescare degli storioni e si rompevano veramente come dei grissini. Sarebbe un peccato comunque romperla. In questi giorni comunque avrò sicuramente modo di utilizzarla al fiume e di farvi sapere se riscontrerò dei problemi. Voi non esitate a farmi delle domande se ce l'avete. Io sono sempre qua e spero quindi che questa video recensione vi sia stata in qualche modo utile.